Conoscete il romanzo che vi mostro? È uno dei più famosi testi della letteratura di tutti i tempi. È stato scritto 200 anni fa da una ragazza di 19 anni. E se questo ci può stupire in qualche modo, non è niente a confronto dell'attualità che ancora oggi Frankenstein dimostra in tempi dove non c'è clemenza, con razze e specie diverse da quella che consideriamo umana e a volte con i nostri simili. Il libro fa parte del catalogo della Biblioteca Tassinari Clodi Villaspada a Bologna e merita di essere riletto. Mi piace pensare che le circostanze che hanno dato origine al romanzo di Mary Shelley siano simili a come Ken Russell le descrive nel film Gothic. In questa sinistra, incalzante pellicola si racconta l'ormai famigerata riunione di scrittori a Villa Diodati, nel cantone di Ginevra, quando Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, le loro compagne e John William Polidori nel 1816 si sfidarono in una notte di pioggia a inventare la storia più spaventosa di tutte, gara dalla quale prese corpo un altro testo destinato alla fama, Il vampiro di Polidori. Percy Shelley e Lord Byron, che fallirono la competizione, se ne sentivano forse i padri putativi, tanto che il futuro marito di Mary era convinto di potersi attribuire il merito della tematica di Frankenstein e del suo mito, che da sottotitolo racconta un Prometeo moderno, come era scontato attribuire a Byron invece il vampiro del suo medico personale Polidori, liberamente ispirato a un frammento dello stesso Byron. Frankenstein può essere un prodotto della conoscenza di Byron e Shelley in relazione alle loro moderne teorie del galvanismo, che Mary ascoltò e assorbì attentamente. Ma chi è Frankenstein? Davvero parliamo solo di galvanismo? Si cade spesso nell'errore di nominare in questo modo il mostro creato in laboratorio da uno scienziato di nome Victor Frankenstein, scambiando la creatura per il creatore. Secondo alcuni studiosi non è affatto un caso, anzi questo errore comunissimo è dovuto al principio fondamentale del romanzo. Il vero mostro non è la creatura assemblata in laboratorio, ma lo scienziato che la crea, e il vero uomo è, appunto, il mostro. E così, per tutto il romanzo, dalla creazione alla fuga del mostro, fino allo scontro tra i due protagonisti, si alternano nei ruoli la vittima e il cacciatore. L'effetto inquietante è ancora di più accentuato da una scrittura improntata al realismo, dove è facile riconoscere se stessi. Quasi con chiarezza visiva vediamo capelli, denti, occhi, labbra del mostro. Lo ascoltiamo crescere e imparare, diventare intelligente e poi terribile. Dal primo momento in cui il mostro assume il punto di vista narrativo, ci riconosciamo nel mostro, nella sua umanità. Abbiamo pietà di lui e proviamo odio per il suo creatore. La storia di Mary non fa solo paura, o forse non ci fa più paura. Suscita orrore. Nell'orrore c'è qualcosa di disgustoso che la paura in sé non rivela, qualcosa che provoca la nostra ribellione. Ma questa ribellione risiede in qualcosa di insolito. Il mostro è bruttissimo, patetico, e non ci disgusta perché è diverso, ma perché ci somiglia.